Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come notte bollente nella casa del GF VIP per ben quattro protagonisti di questa edizione del noto reality. Le immagini diventano virali. L'ultima notte trascorsa nella casa del Grande Fratello VIP si è rivelata essere particolarmente movimentata soprattutto sotto le coperte. Alcuni vipponi si sono infatti letteralmente lasciati andare alla passione davanti agli occhi attenti delle telecamere. Coinvolte in questa notte bollente ben due coppie della casa che a quanto pare si sono decise a fare il passo successivo. Nel dettaglio stiamo parlando di Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria e della modella Oriana Marzoli con Antonino Spinalvese. Le due coppie non hanno resistito e davanti alle telecamere è davvero successo di tutto, scatenando anche la reazione degli utenti dei social. GF VIP. Scoppia la passione in casa. Notte bollente. Antonella ed Edoardo sono ufficialmente la prima coppia di questa edizione del reality. Nonostante molti momenti difficili e liti all'ordine del giorno, la loro storia prosegue ormai da diverse settimane. La coppia inoltre non solo sembra avere il sostegno di gran parte del pubblico, ma anche quello di Stefano Fiordelisi, padre dell'ex spadaccina salernitana. I due questa notte, dopo giorni complicati anche a causa dell'arrivo in casa dell'ex Nicole, si sono lasciati andare ad importanti dediche ed appunto ad un intenso momento di passione. La loro vicinanza fisica è stata per alcuni secondi inquadrata dalle telecamere fino alla censura da parte della regia. Diverso invece il discorso per quanto riguarda gli altri due GFini coinvolti. Antonino è stato infatti per settimane associato prima a Ginevra e poi a Jaele. Con quest'ultima ci sono stati anche momenti sotto le coperte, anche se i due hanno chiarito si sia trattato solo di uno scambio di grattini. Adesso le cose con Oriana sembrerebbero essere andate in modo completamente diverso. L'influencer per alcuni giorni non ha negato di aver giocato un po' con l'ex parrucchiere e allo stesso tempo con Daniele Dal Moro, loro compagno di avventura. Risolta in diretta la questione triangolo. Oriana si è definitivamente avvicinata a Spinalvese ed i due questa notte si sono lasciati andare. Anche in questo caso le telecamere hanno ripreso in parte la scena, ma questa volta sono stati i microfoni in particolare a confermare il momento di passione tra i due. Una notte quindi bollente in casa e su cui dovrà indagare anche Alfonso Signorini nel corso delle prossime puntate. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.